Prima di passare al video ci tengo a informarvi che quest'oggi sono stato sotto attacco hacker diverse volte, hanno cercato di prendermi Instagram, YouTube, qualsiasi cosa. Fortunatamente tanti account avevano l'autentificazione a due fattori, altre no, ma bene o male, almeno al momento, la situazione sembra essersi contenuta. Fatemi sapere nei commenti se ricevete altri messaggi, cose strane, spero non sia successo nulla e ora ritorniamo al video. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Io sono Alessandro Autiero e per chi non mi conoscesse, qua su YouTube porto il mio percorso imprenditoriale e da investitore, parlandovi appunto anche delle piattaforme che vado ad utilizzare. Oggi sono qui finalmente per mostrarvi la piattaforma su cui mi sono spostato per quanto riguarda soltanto lo staking di criptovalute, quindi quelle lì che voglio tenere ferme per diverso tempo, però generando degli interessi che non sono nemmeno troppo bassi. In realtà mi correggo perché sto utilizzando due servizi per fare staking, uno principale che appunto ve ne parlerò in questo video e l'altro che sto testando da poco, che è una piattaforma abbastanza recente e che comunque vi sto già portando sul canale, che anche questa vi accennerò. Però, prima di cominciare a parlare proprio della piattaforma, di quanto io stia investendo, eccetera, ci tengo a specificarvi il perché io mi stia spostando e soprattutto da dove mi stia spostando. Chi già mi conosce sa di cosa io stia parlando. Io ho sempre utilizzato e soprattutto utilizzo ancora diversi exchange, però per chi mi conosce bene sa che quello principale è sempre stato crypto.com nel mio caso. Proprio per questo avevo appena richiesto la Green Jade, la carta che dava ancora più vantaggi per quanto riguarda diverse cose, ma soprattutto lo staking, e portava lo staking di stablecoin fino al 12% annuo, cosa che era davvero molto vantaggiosa. Purtroppo da un paio di settimane, come già vi ho accennato nel video dedicato, crypto.com ha abbassato dal 12 all'8% questo vantaggio, sempre però avendo la carta green, quindi chi non ha una di queste carte, diciamo che si trova in una situazione dove i tassi sono davvero molto più bassi di quelli che appunto non fossero stati in precedenza. Ed essendo che in quest'ultimo periodo sto davvero fortificando molto quella che è la porzione di portafoglio che sta diventando molto grande, dedicata allo staking di stablecoin, ho deciso di spostarmi su Nexo. Vi avviso già che questo video non è sponsorizzato da Nexo né da Capital, che dopo andremo a vedere in maniera molto rapida, ma arriveranno dei video dedicati per quanto riguarda quello. Però ritengo che sia davvero un'ottima piattaforma, molto valida e che attualmente ha dei tassi molto vantaggiosi. Certo, sempre per essere una CeFi, quindi un sistema centralizzato. So benissimo che le DeFi hanno degli interessi molto più alti, ma io preferisco, soprattutto perché andrò a ingrandire di tanto il portafoglio, affidarmi a una CeFi. Anche Nexo arriva fino al 12% annuo per quanto riguarda le stablecoin di interessi, però a certe condizioni che vedremo dopo nello specifico. Però prima di continuare a vedere Nexo e l'altro servizio che sto testando con voi, ci tengo a presentarvi lo sponsor di oggi, che non è nessuna delle due aziende che vi ho appena nominato. IVN Financial, che ha creato questo software automatico che opera sull'oro e hanno già 3 anni circa di backtest. Li trovate qua, potete scaricare il report completo e vedere. Qua ci sono i vari pacchetti, il costo, il numero da contattare o addirittura l'email e tutte le informazioni le reperite nel sito. C'è anche una chat dedicata. Naturalmente trovate il link in descrizione. Grazie IVN Financial per aver sponsorizzato questo video. Ma ora torniamo a noi, perché ho deciso di cambiare piattaforma per quanto riguarda lo staking. Crypto.com al momento a me dà l'8% annuo mettendo i staking di 3 mesi in 3 mesi. Però per avere questo 8% annuo io devo avere fermi per 6 mesi alla volta 3.500 euro in CRO. E in più appunto devo fermare ogni 3 mesi la mia liquidità di stablecoin. Invece Nexo parte già che ti dà di base l'8% annuo sulle stablecoin. Questo 8% può diventare il 10% se all'interno del nostro portafoglio più del 10% è di Nexo token. Cioè carichiamo 1000 euro sulla piattaforma, all'interno del nostro portafoglio ci devono essere 110 euro in Nexo e il restante in quello che vogliamo, in modo tale che i tassi di interesse vanno a salire. Dal 10%, ok, di interessi possono salire fino al 12% se decidiamo di percepire questi interessi in Nexo, però quello sta a noi. Io attualmente li sto percependo nella valuta che sto inserendo,
criptovaluta. Attualmente nel mio portafoglio ho circa 7.000 dollari, non di più perché ho ancora il restante dei miei USDC in staking su cripto che finiranno tra circa 26-27 giorni, quindi ho spostato per adesso quello che avevo libero. Come adesso vi mostrerò, all'interno del portafoglio ho 3 criptovalute, 2 stablecoin, ovvero USDT e USDC, e poi Inexo. In Exo sono più del 10% in modo tale che appunto nello staking vada a ricevere il 10%. La cosa molto interessante è che gli interessi, che tra l'altro vediamo qua in home page, vengono dati ogni giorno e quindi noi li vediamo aggiornati ogni giorno. Mi fermo un secondo perché voglio ricordarvi di una promozione che c'è all'interno di Nexo, il link invita un amico che troverete come secondo link in descrizione, che vi permette di avere 25 dollari di bonus. Ma come si fa? Molto semplicemente troverete il link nella descrizione che vi permetterà di fare questo. Vi registrate, fate la verifica dei documenti, perché questa comunque è una piattaforma che dopo vi faccio vedere anche diverse garanzie. E una volta che fate la verifica dei documenti e depositate almeno 100 dollari, avrete 25 dollari di bonus in Bitcoin e saranno praticamente svincolati già dal mese successivo questi 25 dollari. Quindi vi lascio in descrizione il link e anche voi poi potreste fare la stessa cosa, ad esempio con i vostri amici e familiari, e beccarvi un altro centinaio magari di dollari in Bitcoin, che come dico sempre male non fanno. Ora vi faccio vedere le garanzie che offre ad esempio questo servizio, perché lo reputo davvero molto valido e non sono l'unico a reputarlo molto valido. Vi voglio mostrare questo. Oltre ad essere una società riconosciuta negli Stati Uniti, cosa comunque da non sottovalutare perché tanti di questi servizi hanno i vari consensi all'est Europa o in altri posti, vi faccio vedere che c'è un fondo di 375 milioni di dollari a protezione dell'investitore. Ciò non vuol dire che se voi perdete soldi perché avete, che ne so, Bitcoin che scende, vi ridanno i soldi indietro. Ciò vuol dire che vi vanno a protezione del vostro capitale qualora magari la piattaforma dovesse crollare, cose simili, qualsiasi cosa dovesse succedere, perché proprio hanno degli accordi con delle aziende che fanno proprio da assicurazione, da garante dei vari fondi, che potete comunque trovare tutte queste informazioni all'interno del sito, cosa molto importante perché effettivamente poche piattaforme hanno una cosa del genere o comunque con dei fondi così tanto grandi per quanto riguarda la protezione. E invece l'altra piattaforma che sto utilizzando, ma non mi dilungherò perché arriverà un video settimana prossima, è Capital, una piattaforma che è nata relativamente da poco e che anche lei dà il 12% anno sulle stablecoin, soprattutto con soli 7 giorni di staking. Ecco, una cosa che non vi ho detto su Nexo è che i vostri fondi sono continuamente flessibili e svincolati da qualsiasi tipologia di forma di vincolo, ok? Quindi questa è una cosa molto importante. Però anche Capital ha sostanzialmente solo 7 giorni di staking che danno il 12%, e vi dirò di più, c'è in corso una promozione che poi ve ne parlerò che vi porterà questo 12 al 15%. Diciamo che Capital è una nuova piattaforma, ha meno garanzie al momento, quindi la sto utilizzando come piattaforma di supporto per testare effettivamente se la cosa mi piace o meno. Io quello che posso dirvi è: guardate un po' quello che c'è in giro, però io reputo davvero Nexo un'ottima piattaforma. Fatemi sapere invece nei commenti, ecco, non vi ho nemmeno chiesto il like quest'oggi perché era un po' depresso per la storia degli account eccetera. Fatemi sapere se già conoscevate Nexo, se lo utilizzate, se magari dopo questo video vi siete registrati. Sono molto curioso di saperlo. Se vedete i miei occhi così perché sto starnutando in continuo. Comunque direi che per questo video è tutto, spero che vi sia stato utile, spero che vi abbia fatto scoprire magari un'altra piattaforma che vi possa tornare utili. Voi scrivetemi sempre come al solito nei commenti tutto, ci vediamo al prossimo video e grazie mille della visione.